Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro WRN. Oggi ragazzi torno con un nuovo appuntamento qui su SnowRunner, come sempre nella regione del Maine. Ragazzi, oggi volevo portarvi una missione di consegna tronchi chiamata avvio della produzione di assi. Questa missione prevede il recupero di diverse tipologie appunto di tronchi che dovrò consegnare poi all'ispezione della segheria. Questa è una missione che mi permetterà di sbloccare definitivamente il magazzino della stessa segheria e mi permetterà anche di sbloccare un nuovo veicolo. Un altro Taiga, ragazzi. Per questa tripla consegna mi sono organizzato, ragazzi, con due Derry Longhorn, un Taiga 6436 e in un'altra parte della mappa, sempre nel basso piano, con un altro International Paster. Ragazzi, io non mi perdo in ulteriori preamboli e mi dirigo immediatamente alla prima stazione dei tronchi a caricare tronchi lunghi. In questa missione, ragazzi, ho deciso di dividermi non solo con ben quattro veicoli, ma anche su tre diverse stazioni di carico di tronchi. Si torna, ragazzi, quindi su SnowRunner, si torna quindi a respirare aria off-road e oggi dovevo necessariamente avviare questa missione fondamentale, perché poi d'ora in avanti una missione conclusa permetterà poi di sbloccare tutte le altre, ovviamente. Questa, ragazzi, è la prima missione, almeno qui nel main, che vi porto nel DLC di consegna tronchi. Ce ne saranno tante altre, per cui vediamo un po' di organizzarci bene. Mi sono preoccupato, ragazzi, di fornire tutti i miei veicoli di pianali e supporti per il carico di questi tronchi, che siano lunghi, corti o medi. In questo momento, ragazzi, mi sto dirigendo nella stazione dei tronchi che per un breve tempo è stata, per così dire, un po' messa da parte, perché sia perché non avevo chiaramente missioni da fare di consegna tronchi, ma anche perché la stessa stazione era quasi irraggiungibile per via di una frana che ostacolava l'accesso dei vari camion e relativi pianali per raggiungerla facilmente, ecco. Vi ho portato, ragazzi, durante una delle mie puntate il recupero proprio di questa frana che si trova esattamente dove sto passando in questo momento. Ci sono solo chiaramente i residui delle macerie. Superata chiaramente, è liberato ovviamente questo tappo. Adesso il raggiungere la stazione non è più un grosso problema, almeno per questa stazione dei tronchi. Nel basso piano ce ne sono diverse. Ovviamente anche in questo caso ci sono stazioni con legname in conteggiato.
un po' come tutte le varie tutti i vari punti di carico per altre tipologie di consegna. Ho cercato, ragazzi, di organizzarmi nel miglior modo possibile, cercando di portare oggi una missione completa, perché sono diverse le unità di tronchi che dovrò caricare per questa missione. Ma andiamo con ordine. E allora, qui, ragazzi, devo caricare semplicemente tronchi lunghi. Perfetto, a questo punto devo fare il giro di questa stazione e praticamente tornare indietro. Mi affiancherò nuovamente ai veicoli che avete visto ad inizio episodio. Poi partirà il secondo torpedone, diciamo, di camion alla volta dell'altra stazione a recuperare tronchi medi e tronchi corti. Tutte queste consegne comunque si svolgeranno come al solito in un unico trigger che ormai conoscete bene, cioè il trigger della segheria, cioè dell'ispezione della segheria, per intenderci. Era da un po', ragazzi, che su SnowRunner non mi capitava di svolgere delle missioni appunto di consegna tronchi, e quindi è un ritorno al passato. Allora, mi fermo, ragazzi, un istante, perché vorrei capire bene un po' quale strada mi conviene fare per raggiungere i miei camion. È esattamente questa, perfetto, giusto per non perdere l'orientamento, ragazzi.
Ok, ragazzi, come potete vedere, in fondo ci sono gli altri miei due camion. Non appena mi affiancherò, partirò al recupero delle due unità di tronchi medi con il Derry Longhorn. Quello è il modello 4520, mentre questo in mio possesso è il Derry Longhorn 3194. Ok ragazzi, io mi fermo qui con il primo Derry Longhorn e a questo punto ragazzi io direi di fare una cosa. Prima di far partire questi due camion, io ragazzi prendo possesso dell'International Paystar, che si trova ovviamente per esigenze di tempistiche video già in un'altra seconda stazione dei tronchi. Comincerò subito con questo veicolo, nel frattempo mettiamo anche le canoniche ore 13. Comincerò a caricare con un carico di tronchi corti, eccoli qua. Con questo veicolo ragazzi io andrò adesso alla volta dell'ispezione della segheria per la prima consegna. In pratica ragazzi, come potete notare, devo recuperare una unità di tronchi lunghi, due tronchi medi e due tronchi corti. Capirete che mi sono necessariamente dovuto organizzare su più mezzi, lavorando chiaramente in single player. Questo ragazzi a mio avviso è diciamo un antipasto delle missioni di consegna tronchi che riserva il main, perché altre consegne le dovrò ragazzi effettuare nell'altra mappa, nella mappa della foresta di Yellow Rock in mezzo alla neve. Anche in quel caso però mi dovrò organizzare su più veicoli, perché ogni missione richiederà come al solito un numero piuttosto alto di consegne multiple, diciamo.
Ok, quindi qui ragazzi consegneremo la prima unità di tronchi corti. E allora, gestione carico, tronchi corti 1, perfetto. A questo punto io direi di liberare il trigger, perché ci saranno parecchi mezzi in giro che dovranno consegnare la loro merce, quindi fermiamo il motore e facciamo spazio. A questo punto io ragazzi torno in possesso del Derry Longhorn 4520. Eccolo qua. Nel frattempo l'altro Derry Longhorn, il 3194, attende, e lo lasciamo attendere perché io devo chiaramente occuparmi del recupero dei tronchi medi, ragazzi. Occhio, forza bello. Ok, la stazione ragazzi si trova superata la cascata, per intenderci. Questo stesso percorso ragazzi lo farò poi con il Taiga, però per recuperare l'ultima unità di tronchi corti che si trova, che potrò prenderla anche qui in questa stazione. Una volta che avrò caricato tutto, farò la consegna finale. Io ragazzi, gestione carico, mi servono tronchi medi, quindi due tronchi medi, chiaramente il rimorchio, perfetto, e andiamo via ragazzi, facciamo manovra. Ha un clacson meraviglioso questo Derry Longhorn.
complicato fare manovra, ma ne veniamo fuori lo stesso. Perfetto. Si sente il carico, ragazzi. Forza, bello. Ok. Attenzione qui, ragazzi, ci sono anche delle piccole, dei passaggi molto rognosi, soprattutto a pieno carico. Piano, bello, ok, evitiamo di essere troppo bruschi con il carico di legname che oscilla parecchio. Ok, è andata, piano. A questo punto, ragazzi, io mi fermo qui in strada, attenderò chiaramente il recupero dell'ultima unità di tronchi corti da parte del Taiga, poi aggancerò il camion e andrò via. Piano. Ok, fermo, bello, fermati qua. E prendiamo possesso adesso del 6436, ragazzi, del Taiga. Ok, mettiamo anche qui un po' di luce, via. Oggi, ragazzi, ripeto, avevo voglia di tornare ad occuparmi di SnowRunner dopo un periodo in cui mi sono occupato chiaramente di altro, mi sono occupato di farming a 360 gradi, ma avevo voglia di ritornare qui nel main. C'erano diverse missioni che chiaramente mi attendevano e su SnowRunner, per esperienza, non bisogna mai allontanarsi troppo dal titolo, altrimenti ci si arrugginisce un pelino.
Tiger, ragazzi, che insieme all'International Pacer non utilizzavo da un po', perché avevo deciso di cambiare veicoli e quindi di sfruttare altri veicoli. Oggi però, gioco forza, ho dovuto rispolverarli perché dovevo occuparmi di una consegna plurima e avevo la necessità di dividermi su più mezzi, quindi ho fatto una scelta e li ho rispolverati nuovamente. Ok, andiamo con i tronchi corti anche qui. Tronchi corti, una unità, perfetto. A questo punto, ragazzi, io torno indietro. E a questo punto, ragazzi, ho tutto il carico pronto per essere consegnato. Ovviamente mi organizzerò anche per la consegna, vediamo un po'. Io direi di consegnare, ragazzi, prima i tronchi lunghi e poi proseguirò con i medi e i corti. Attenzione qui, ragazzi, piano piano. Forse avrei dovuto cambiare le sospensioni, però ormai piano piano. Ok, va bene, ci siamo. Adesso, ragazzi, mi affianco chiaramente al Derry Longhorn. Proseguiremo ovviamente insieme per un breve tratto. E allora facciamo il cambia camion, ragazzi. Cambia camion, prendiamo possesso chiaramente del Derry Longhorn, il 4520. E allora chiaramente avviamo il motore, agganciamo il verricello. Perfetto, accendiamo anche il motore era già acceso, ovviamente, perfetto. Facciamo anche molta attenzione a questo carico e andiamo. Chiaramente massima prudenza. Piano, ragazzi, piano. Ok, su. Vediamo un po'.
passato anche il Taiga, perfetto. E ragazzi, mi devo affiancare adesso all'altro Derry Longhorn che ha i tronchi lunghi. Prima partirò con i tronchi lunghi e poi verrò a riprendere questo veicolo e a consegnare il resto dei tronchi, ragazzi. Piano, bello. Ok, fermati qua. E fermiamo chiaramente il motore. Cambia camion. E prendiamo possesso dei tronchi lunghi. Ci siamo? Perfetto, via. Chiaramente ragazzi, raggiungerò la segheria salendo su per quella collina un pelino ripida, però è l'unico modo per... raggiungerla più comodamente da questo versante, diciamo. Ora qua ragazzi ci vuole potenza e anche prendersi i suoi rischi, giustamente. E allora vediamo un po'. Piano piano, bello piano. Ok. Ok, perfetto. Se ci si ferma poi ragazzi è peggio, quindi quando comincia ad inclinare dare gas e cercare di stabilizzare il carico, perfetto. A questo punto ragazzi io comincio a consegnare i tronchi lunghi e chiaramente mi faccio da parte perché poi arriveranno anche gli altri camion. E allora, gestione carico, consegniamo, tronchi lunghi e ci facciamo da parte ovviamente, ci mettiamo chiaramente da questa parte.
più o meno, poi verrò a recuperare un po' tutto. Ok, fermiamo tutto e a questo punto, ragazzi, prendiamo possesso del Derry Longhorn 4520. Eccolo qua, perfetto. Devo controllare ovviamente nuovamente il verricello, perché chiaramente si sgancia. Perfetto. Mettiamo massima visibilità, ovviamente. Ore 13 e via. Cercherò, ragazzi, di seguire più o meno lo stesso percorso che ho fatto poc'anzi per la consegna dei tronchi lunghi, però la vedo dura caricare e portare anche il Taiga su per quella montagna. Eventualmente mi fermerò e consegnerò prima i tronchi medi e poi tranquillamente con il Taiga l'ultimo tronco corto. Eccesso di sicurezza che ci può stare, ragazzi, giusto per portarmelo più vicino possibile alla zona della collinetta, poi sgancerò tutto e via. Ok, ragazzi, io direi di sganciare adesso. Perfetto. E procediamo chiaramente liberi dal Taiga. Poi verrò a consegnare anche quell'altro veicolo, almeno non avrò, diciamo, un peso dietro, prenderei giusto un rischio per troppa sicurezza, quindi meglio essere più prudenti e quindi consegnare singolarmente. Perfetto.
E allora io direi di mettermi proprio qui a ridosso del trigger, c'è spazio anche per il Taiga, e fermiamoci qua ragazzi, quindi vediamo un po', consegniamo, gestione carico, tronchi medi 1 e 2, perfetto. Spegniamo chiaramente il motore, no, già è spento, perfetto, e resta il Taiga, ok. E poi ragazzi avrò finalmente concluso anche questa missione, avvio della produzione di assi. Come al solito ragazzi io cerco sempre di organizzarmi e portarvi un episodio completo per quanto possibile. In modo tale da dare continuità alla missione. Una missione, ripeto, che va a sbloccare anche la successiva e altre successive missioni che prevederanno ovviamente ulteriori consegne multiple di tronchi. Ma questa in particolare, ragazzi, a parte sbloccare definitivamente il magazzino della segheria, andrà poi a sbloccare un altro veicolo, il Taiga. E sono ragazzi anche estremamente curioso. Perfetto. Quindi consegniamo anche questa unità di tronchi corti. Poi chiaramente sarà mio compito riconsegnare tutto in garage, ma di questo me ne occuperò chiaramente off camera. E allora consegniamo e vediamo un po', ragazzi. Gestione carico, perfetto. Ragazzi, abbiamo ottenuto anche un grande gruzzolo. Puoi caricare vari tipi di assi nella zona di carico della segheria dall'altra parte dell'edificio. Perfetto. Adesso vediamo anche le ricompense. Ah, a quanto pare ragazzi le ricompense è il Taiga. Vediamo un po' se magari me lo ritrovo in garage, così. Un mio scrupolo, diciamo. Devo solo tornare in garage. Quindi deposito camion. Eccolo qua ragazzi, eccolo. Il Taiga che abbiamo in pratica sbloccato, eccolo qua. Quindi un nuovo veicolo. Devo dire che non è male, ragazzi. Quindi oltre al ramazzo abbiamo anche questo veicolo che mi ricorda molto quei veicoli che c'erano nel Mici, ma comunque molto molto grazioso, ragazzi. Non male, non male. A questo punto, ragazzi, io direi di uscire fuori dal garage proprio con questo Taiga, che ovviamente va decorato, configurato, ma io ovviamente devo chiudere l'episodio, ma mi piaceva concludere l'episodio proprio con il Taiga appena sbloccato per fare i saluti. Ragazzi, che cosa dirvi? Spero che anche questo episodio qui su SnowRunner nella regione del Maine vi sia piaciuto. Io come sempre ragazzi vi invito a lasciare un bel commento, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel pollicione in su che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta. Da parte mia, ciao ciao ciao.